Benvenuti al TG4, cari telespettatori. Anche questa sera abbiamo deciso di aprire il nostro giornale con la vicenda del presunto finanziamento da parte del regime di Maduro ai 5 Stelle. È una polemica che sta scuotendo il mondo politico italiano. Sono dei documenti, quelli che sono stati scoperti dal quotidiano spagnolo ABC, che vengono definiti, tra virgolette, forse una bufala dagli 007, ma ovviamente un giudizio definitivo non c'è ancora. Il servizio e poi ne parliamo. Imprecisioni, inesattezze, errori, dettagli che fanno vacillare l'autenticità del documento esclusivo pubblicato dal quotidiano conservatore spagnolo ABC a supporto dell'inchiesta sui presunti finanziamenti del regime chavista venezuelano destinati nel 2010 all'allora giovane Movimento 5 Stelle, che da lì alle successive politiche diventerà il primo partito italiano. Indiscrezioni sulle analisi degli esperti, al lavoro c'è anche l'AISE, i nostri servizi segreti esterni, elencano le anomalie del presunto report fino ad oggi secretato dell'intelligence venezuelana. C'è l'intestazione incompleta, Ministero della Difesa, senza l'espressione del Poder Popular, obbligatoria per legge. C'è un timbro stampato al contrario, ci sono abbreviazioni improprie per un protocollo ufficiale. Secondo il documento, fu già Roberto Casaleggio in persona, fondatore e stratega dei 5 Stelle, a ricevere la valigetta con 3,5 milioni di euro in contanti direttamente dalle mani dell'allora console di Caracas a Milano, Giancarlo Di Martino, che smentisce tutto e parla di un complotto dell'ultradestra. Totale la levata di scudi nei pentastellati, con il capo politico Vito Crimi che parla di grave fake news. Pensare che un movimento che ha rinunciato a più di 110 milioni di euro, di soldi pubblici che gli spetterebbero per legge, possa ricevere da uno Stato estero 3 milioni e mezzo di euro è ridicolo e ci riserviamo naturalmente di adire alle vie legali. Concentriamoci sulle cose serie, dare risposte a cittadini, imprese, famiglie. Allora, bisogna sottolineare che il giornalista, tra l'altro non uno di primo pelo, ha fatto grandi inchieste di ABC, ha detto di essere in possesso di altri documenti che dovrebbe rivelare al più presto. Cerchiamo di capirne qualcosa in più con i nostri ospiti di questa sera, a cominciare da Pier Ferdinando Casini, che è presidente dell'Unione Interparlamentare Italiana. Benvenuto al TG4, senatore. Grazie per aver accettato Buonasera. Il nostro invito. Lei su Twitter oggi scrive: Chavez e Maduro non sono nuovi ai finanziamenti di movimenti politici esteri, lo abbiamo visto in tutto l'Occidente. Il Movimento 5 Stelle deve smentire con nettezza queste indiscrezioni ed essere convincente. Ce la farà? Beh, speriamo di sì per la democrazia italiana, per il governo italiano, per le istituzioni italiane. Io sono garantista, lo sono per il Movimento 5 Stelle e per i soldi presunti di Maduro, lo sono stato per Salvini e per i soldi presunti della Russia. Resta il fatto che c'è una certa tradizione a finanziare movimenti del mondo occidentale da parte di Chavez prima e Maduro dopo, e questo è un elemento di preoccupazione. D'altronde è molto preoccupante la situazione del Venezuela, che io ho constatato quando sono riuscito a riportare in Italia i due parlamentari che erano intrappolati nell'ambasciata italiana perché privati ingiustamente dell'immunità parlamentare. E ne parleremo di questo, Casini, tra un po'. Voglio sentire anche Alessandro Sallusti, il direttore del giornale. Bentornato, direttore. Tu hai scritto: o Casaleggio e soci hanno provato a vendere l'Italia a una dittatura sudamericana, o qualcuno sta usando i 5 Stelle per mettere le mani nel nostro paese. Sì, cioè intendo dire che la cosa è grave in ogni caso ed è inquietante in ogni caso, appunto, perché se quel documento fosse vero vorrebbe dire che una dittatura comunista si è infiltrata nella democrazia italiana e addirittura governa tramite i comprati, in questo caso i 5 Stelle, il paese. Se fosse una bufala sarebbe altrettanto grave, perché non è una bufala costruita da un giornalista che non sapeva cosa fare di meglio, ma vuol dire che c'è un complotto da qualche parte nel mondo per destabilizzare l'Italia, per cui è necessario, non utile, far chiarezza, perché una delle due, la terza non è data, cioè non è l'invenzione di un giornalista. Voglio sentire ancora la voce di Marinelis Tremamunno, che è una giornalista professionista italo-venezuelana, originaria di Caracas, ha lavorato per le principali testate venezuelane, ora è a Roma. Ha scritto Marinelis che il documento invece potrebbe
essere verosimile. Benvenuto al TG4, perché è verosimile questo documento? Sì, perché innanzitutto i timbri presenti, gli elementi grafici, sono elementi che sono presenti in quell'anno 2010. Per capire il contesto dobbiamo anche capire che è normale in un paese sudamericano che anche se c'è un cambiamento di un logo e contesto. Allora, devo interromperla, anzi ti do del tu da collega, devo interromperti perché la qualità non è delle migliori, cerchiamo di recuperarla e invece andiamo avanti perché c'è un altro problema. Nel problema, di sicuro l'atteggiamento dei 5 Stelle nei confronti del regime di Maduro ha destato qualche sospetto negli anni passati, qualche mugugno, e tant'è che i venezuelani sono abbastanza arrabbiati, i nostri connazionali che vivono lì, e la posizione fa un flash mob davanti all'ambasciata italiana. Guardate. Il governo di 5 Stelle non ha fatto niente se non supportare il governo di Nicolás Maduro. Fu un colpo basso per i nostri emigrati e per i milioni di venezuelani di origine italiana la posizione ambigua del nostro governo quando rifiutò di riconoscere Juan Guaidó. Gli italo-venezuelani in migliaia hanno scappato di Venezuela e hanno perso tutto il lavoro di 40-50 anni qua in Venezuela. Angelo Palmieri, segretario del Parlamento presieduto da Guaidó e numero 3 del governo ad interim, continua la battaglia. Noi chiediamo agli italiani di farsi avanti e chiedere spiegazioni, esigere al Movimento 5 Stelle chiarezza su questa vicenda e che si possa arrivare fino in fondo. Nessuna certezza sui soldi di Maduro, ma tanti sospetti da parte di chi nel mondo dell'informazione ha sempre denunciato l'attrazione fatale dei 5 Stelle per i dittatori populisti. Perché anche era un momento nel 2017 in cui il paese era praticamente in piazza, dove abbiamo avuto anche dei morti per la forte repressione, e quindi in quel momento avere la presenza di una delegazione italiana in Venezuela veramente ha portato molta amarezza e anche ha confermato quello che da tempo noi venezuelani abbiamo capito, che sono questi vincoli tra il Movimento 5 Stelle e il regime. Verità, 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 verità. Una delegazione di Forza Italia guidata dal vicepresidente del partito Tajani e dal senatore Maurizio Gasparri si ritrova sotto l'ambasciata del Venezuela a Roma per chiedere che sia fatta chiarezza sulla politica estera italiana, sull'eventuale sostegno a regimi autoritari, dopo le rivelazioni del quotidiano spagnolo che hanno tirato in ballo presunti finanziamenti dal Venezuela al Movimento 5 Stelle. Vogliamo sapere perché, quando tutto l'Occidente si è schierato dalla parte della democrazia e della libertà, per riconoscere il presidente ad interim Juan Guaidó, il governo italiano, a differenza della stragrande maggioranza dei governi europei, si è schierato di fatto dalla parte di Maduro. Noi non diciamo che sono vere queste accuse, diciamo che è vera la resa dei governi con i 5 Stelle ai vari Chavez, Maduro, cubani, cinesi, iraniani. Le polemiche sulla presunta liaison tra il governo venezuelano di Maduro e l'Italia spingono anche il PD a chiedere chiarezza. Dai primi accertamenti risulterebbe che questi documenti siano falsi, dice Alessia Rotta, ma non abbiamo mai condiviso la linea del Movimento 5 Stelle sul Venezuela. Più duro Renzi, è giusto indagare su questo presunto finanziamento occulto. Allora, torniamo da Marinellis Tremamun, dovremmo aver sistemato l'audio, anche perché lei già 2 anni fa, alla vigilia delle elezioni politiche italiane di 2 anni fa, denunciava questo rapporto sinistro tra i 5 Stelle e il regime chavista di Maduro. Sì, tornando al documento rapidamente, posso confermare che i timbri presenti sono verosimili. Il fatto che sia lo stigma, una stigma vecchio, non è una situazione che possa essere estranea in Venezuela. Se stiamo parlando del Sud America, dove magari stai utilizzando ancora un timbro vecchio, e non per quello il documento è illegale. Questo può succedere in Sud America. Quindi dobbiamo capire il contesto. E al di là degli elementi grafici,
credo che dobbiamo vedere i personaggi che sono dentro di questo documento, i personaggi che sono nominati, e capire anche che ci sono delle indagini che confermano che non è la prima volta che i soldi venezuelani girano al mondo attraverso queste valigie diplomatiche. Chiarissimo, grazie per questo contributo, magari torneremo a sentirci nei prossimi giorni sugli sviluppi di questa vicenda, però vorrei sentire qui Pier Ferdinando Casini sulla politica del Movimento 5 Stelle, sui suoi rapporti con l'Iran, con la Cina, con Cuba, che sono rimasti quelli che appoggiano in qualche modo Maduro. Ma dunque, anzitutto, prima ha detto una cosa importante il direttore, io lo condivido, questa cosa va chiarita in ogni caso, perché se è una bufala non è meno grave, nel senso che se è una bufala vuol dire che si vuole destabilizzare il governo italiano prendendo documenti falsi e addebitandoli ai 5 Stelle, non è banale sia un'ipotesi che l'altra. E pertanto bisogna avere chiarezza. Seconda cosa, sulla posizione nei confronti del Venezuela del Movimento 5 Stelle, per quanto mi riguarda, io sono sempre stato l'antitesi, ho chiesto il riconoscimento di Guaidó in Parlamento, allora mi disse di no il ministro Moavero, che era nel governo tra 5 Stelle e la Lega, perché allora si pose il problema. E credo che è stata un'occasione persa, perché tanti altri paesi europei hanno fatto un'altra scelta. Oggi io credo che dal punto di vista del ministro degli esteri attuale la conferma delle alleanze tradizionali dell'Italia, in particolare il rapporto con gli Stati Uniti e con l'Europa, sia uscito ribadito. Questo lo devo dire onestamente, perché più volte è stato chiamato in causa Di Maio su questo e più volte ha chiarito: se fosse diverso non mi ritroverei in questa maggioranza, perché il tema del codice genetico italiano è il rapporto con gli Stati Uniti e il rapporto con l'Europa. Su questo non si può transigere. Poi amici di tutti, amici dei cinesi, amici dei russi, ma su un altro livello. Il rapporto istituzionale che ha fatto sorgere la democrazia italiana, certo, negli anni del dopoguerra è stata la scelta atlantica.